Grazie Letizia, grazie anche agli altri ragazzi di Libera. E io voglio innanzitutto ringraziare tutto l'ufficio di presidenza, la commissione antimafia che ha sostenuto questa proposta, il segretario generale e anche la giunta che chiaramente ci ha aiutato nell'allestimento. Credo che questa mostra sia particolarmente importante perché il valore del ricordo è l'appiglio che una comunità non deve mai perdere. Si rischia di perdere il significato e il senso profondo della propria identità culturale. Oggi queste centinaia di nomi sul muro non sono soltanto testimonianza di quello che è stato, ma consapevolezza che coltivare la memoria è un atto dovuto alle generazioni future, poiché con il sonno della ragione e l'offuscamento della storia si verifica purtroppo sempre un ritorno al passato. Questa mostra è, possiamo definirla, una grande narrazione illuministica, dove il valore sta nel racconto. Si racconta il nostro paese su questo muro, gli anni impropri che abbiamo avuto sperando che fossero sempre gli ultimi, le sconfitte di Stato ma anche le vittorie di quei morti consapevoli che hanno portato grandi coscienze. Si prende conoscenza guardandolo nella sua interezza di quanti e tanti sono stati i giorni, perché le vite non sono altro che giorni dopo i giorni in cui purtroppo non abbiamo ricordato. Credo fortemente che il nostro paese sia pronto da tempo alla consapevolezza di cui parlava Letizia. E queste vite appese qui, dove la politica non può andare e passare senza lasciarci gli occhi, le ho fortemente volute e quindi ringrazio tutti, perché trovo che, come diceva sempre Letizia e come diceva il presidente Fermi, questo è un momento di rinascita per il nostro paese, è un tempo di giustizia. Tutto ciò che oggi noi siamo ha le radici nel proprio passato. E dimenticare queste radici è come condurre una vita priva di riferimenti. Si ha fame e sete di memoria storica, invece. La gente ha questa fame. Non è per una sterile nostalgia del passato, ma perché essa orienta una visione positiva della vita e dei rapporti umani e educa alla convivenza pacifica. Quindi partiamo da iniziative semplici ma estremamente efficaci ed impattanti come questa di oggi per ricostruire la nostra collettiva coscienza morale. Io vi ringrazio e direi di procedere sicuramente all'inaugurazione se qualcun altro. Grazie.